buon anno 2021 perché questo è il primo video del 2021 e ovviamente ho deciso di vloggare per, diciamo, due motivi. Uno perché, come leggete dal titolo, finalmente andiamo a ritirare la nuova macchina. Dopo 3 mesi andiamo a ritirare la nuova macchina. Ovviamente ve l'avevo già parlato nel vlog di 2 settimane fa, di dicembre. Se non l'avete visto il vlog, andatelo a vedere, perché ovviamente ho detto le 2 novità che praticamente, cioè, vi aggiorno di quello che di queste 2 novità praticamente. Invece le altre novità ve le dirò piano piano negli altri vlog. E comunque, oggi pomeriggio andiamo a ritirare la macchina. Adesso stiamo vedendo per l'assicurazione, perché sennò ovviamente non possiamo prenderla. E sto registrando di mattina, adesso saranno le 11 se non mi sbaglio. Ho iniziato tardi questo vlog anche per il semplice fatto che voglio provare a farlo durare poco, dai 10-15 minuti, non fare un video lunghissimo, perché voi mi avete deciso che volete un video, diciamo, corto. E ci proverò. E ovviamente sapete che se io faccio video corti non vedete tutto quello che io faccio, cioè vedete solo quei 2-3 minuti di quello che, in poche parole, vi faccio vedere, per cui vedete la differenza tra i video lunghi e i video corti, così poi mi sapete, dopo mi dite se è meglio video lunghi o video corti sui vlog. Detto questo, vi voglio far vedere 2 o 3 cose che ho comprato velocemente, e ho una mano fuori uso per cui faccio un po' di fatica a muovermi. Adesso vediamo se riesco a appoggiare il telefono, perché fa male. Allora, adesso è buio perché sto usando anche la luce e sinceramente, comunque. Allora, lo so che è in basso. Comunque, aspettate. Allora, scusate se siete in basso, ma non riesco proprio a tenere il telefono. Comunque, dato che mi fa male il braccio, il sinistro, ho qualche problema per registrare i video. Comunque, a parte questo, che non credo che vi interessa, vi faccio vedere cosa ho comprato al Bennett. Sì, ho ancora l'albero, però solo quello piccolo, perché sinceramente devo fare un video e allora mi serve l'albero. Poi lo smonterò e lo tirerò via. Invece l'altro grande l'ho già smontato. Detto questo, allora, ho comprato questi biscotti alla Nutella, che ne vado pazza e sono troppo buoni. Calcolate che li compro solo una volta ogni tanto, perché costano tanto, 3 euro solo per 304 grammi di biscotti, è un po' tantino, per cui ogni tanto tiro via questo sfizio, però vabbè. Poi ho preso il prep, che ovviamente l'ho finito e mi serve per la faccia, perché tutte le volte mi vengono le macchie, i puntini, e devo per forza prenderlo, che questo è quello che mi salva. E questo qua 2,95 euro. 2 euro e qualcosa, adesso qua non ho lo scontrino vero, 2 euro e qualcosa, quasi 3 euro, è di 75 ml, ma ve lo consiglio perché è ottimo come prodotto e davvero salva per quelli che hanno macchie, hanno la pelle delicata. Poi ho comprato lo shampoo aloe vera della Garnier, questo qua che ho utilizzato anche le altre volte, dato che non posso andare dalla mia parrucchiera per il semplice fatto di questo virus. Allora ho deciso che per il momento lo shampoo della mia parrucchiera non lo prendo,
Però calcolate che questo qua costa sui 3 euro, cioè 3,250 euro. Adesso l'ho preso in promozione, mi è costato 1,79 euro in promozione, ma sinceramente costa sui 3 euro ed è come prezzo un po' esagerato. E poi ho preso anche il balsamo perché ho detto non si sa mai se non mi basta, prendo anche il balsamo che è questo qua. Ovviamente questi sono senza siliconi e dato che sono aloe vera sono ottimi. Li avevo già provati, mi sono trovata bene, dopo ho reso solo questi per il momento. Fino a quando non vado dalla mia parrucchiera a prendere il mio shampoo, giustamente non posso, diciamo, prenderlo. Comunque, detto questo, vi faccio vedere anche il piumone. Adesso, scusate, ahiaiaiaia, ok. Fa male. Comunque, ho preso questo piumone di due piazze. Questo qua. Cioè, l'ho già aperto perché mia mamma voleva vederlo. Vediamo se c'è il prezzo. Sì, questo è il prezzo. Praticamente l'ha pagato 30 euro perché io a me mi serviva il piumone, dato che ne avevo uno rotto. Alla fine abbiamo visto su Instagram, vi ho fatto vedere che eravamo in giro nei negozi e alla fine ho visto questo piumone qua che mi piaceva. E poi alla fine me l'ha comprato mia mamma, voleva comprarmelo e l'ha comprato, in poche parole. È grande. Ed è fatto così, adesso non si vede niente. Io fa sto facendo fatica a tenere il telefono, scusate, ma non è giornata. Sto registrando di venerdì, ma voi ovviamente questo video lo vedete sabato. Detto questo, credo che ho parlato fin troppo. Comunque, andiamo a prendere la macchina perché vi faccio vedere solo praticamente la macchina in questo video e devo appoggiarlo e niente, vi faccio vedere la macchina ovviamente sia dentro che fuori, però non vi faccio vedere tutti i programmi eccetera, i programmi e come funziona ve le farò vedere la prossima settimana o tra 2 settimane, così farò una recensione sulla macchina. Se qualcuno poi gli interessa, che vuole comprarla, gli piace, allora farò questa recensione sulla macchina. Per il momento questo video vi farò vedere solo la macchina come è fatta. E non vi ho detto nell'altro vlog che la macchina è in 3D ed è a benzina. Voglio specificare questa cosa così almeno lo sapete fa. Lo sapete già, cioè, vabbè. Comunque, detto questo, 5 minuti è troppo. Io devo andare a finire le altre cose, per cui non posso vloggare alla mattina, perché ho tante cose da fare, non ce la faccio. Per cui ci vediamo oggi pomeriggio, vi faccio vedere la macchina e niente, questo vlog sarà così perché giustamente non lo farò durare chissà quanto. Per cui ci vediamo dopo, perché se no non durerà 10 minuti o 15, ma non durerà di più. Ci vediamo dopo che è meglio.
Sono? Ah, cavolo, devo spegnerle. Che ore sono? Le 9:06. 9:06 di sera, ormai è già tardi, per cui... Però siamo stati in giro. E mamma mia, non si vede un cavolo. E niente, abbiamo provato... Cioè, abbiamo... Ha provato la macchina. Perché io, dato che non riuscivo a guidare, per il semplice fatto che mi fa male il braccio, e dato che mi fa male il braccio non riesco a muoverlo, perché si è gonfiato, giustamente la macchina non riesco a guidarla. Allora l'ha guidata lui. Prima la guida lui, ci prende la mano, e poi quando riesco a guarire la userò anch'io. Comunque abbiamo le chiavi. E sì, è la Peugeot 208, anzi, Peugeot nuova 208 si chiama. L'abbiamo presa blu, è in 3D, poi, blu. Se volete sapere, non so, qualche dettaglio, eccetera, scrivetemelo sotto nei commenti. A parte che io non me li intendo, per cui dovrei chiedere al responsabile che ha guidato la macchina. E niente, adesso cambiamo quella di scorta, la lasciamo a casa, e... però non è male, carina, c'ha anche il coso, ovviamente con una mano, fatto così. Fatemi sapere se vi piace, c'erano altri colori, però secondo me adesso va di moda il blu, secondo me, per cui l'abbiamo presa blu. E niente, da adesso in poi andiamo in giro in macchina, poi tra 2-3 settimane vi farò la recensione, non lo so, adesso prima dobbiamo vedere come funziona, c'ha tante caratteristiche, per cui ce ne sta. E niente, spero che questo video non è durato troppo, adesso lo scoprirò. E... Non so se si è sentito quello che ha detto, ma vabbè. E niente, spero che ho detto tutto. Se poi mi sono dimenticata qualcosa, ve lo dirò nel prossimo vlog che ci sarà martedì. Detto questo, chiudo perché non vorrei che il video durasse troppo.
spero di no. E ci vediamo al prossimo video di martedì. E se non sbaglio alle 2 del pomeriggio, perché ho cambiato l'orario anche dei video. Però poi ve lo dirò più nell'altro vlog. Al prossimo vlog. Ciao!